Ok, iniziamo con un indovinello. Allora, è un cantante, si vestiva in maniera stravagante ed appariscente e ha pure recitato. Chi è? Ma son, David Bowie! No, cioè sì, ma non intendevo lui. Ok, aggiungo un'altra informazione. È italiano. David Bowie italiano? Oddio. Ok, e se ci aggiungessi ex professore di Hogwarts? Oddio, ma parli di... Sigla! Chissà che cavolo stava per dire. Nel 1978 in tutto il mondo non si fa che parlare dell'attesissimo Superman con lo sfortunato Christopher Reeve ed effettivamente il film riscuote un grande successo. Non sto anche mai Superman, voglio sperare, vederesti di credibilità e... Per cortesia, quale credibilità? Se mi lasciate finire magari. Dicevo, non c'è storia, Superman sbaraglia la concorrenza ovunque. Tranne in Italia, sì, perché gli italiani preferiscono un'altra pellicola dal budget decisamente molto più modesto. Commento che è un film di Zalone. Ovviamente non c'entra nulla, stiamo invece parlando di Renato Fiacchini, cantautore, ballerino, showman, produttore discografico e, ahimè, attore. E chi è? Meglio noto come Renato Zero. Precisione, parliamo del primo e unico film che lo ha visto da protagonista, ovvero Ciaoni di Paolo Poeti. Ciaone? No, Ciaoni, una sorta di saluto affettuoso coniato dallo stesso Zero. Pensate, questo film incassò all'epoca la bellezza di 1 miliardo di lire, cioè 1 miliardo di lire per una pellicola italiana a fine degli anni 70. È qualcosa di assurdo. Beh, all'epoca Zero era popolarissimo. Puoi dirlo forte? Piccola premessa, in Ciaoni l'attore protagonista interpreta niente meno che se stesso. In poche parole... Una trovata commerciale. Esatto. Bene, dunque sì... Si calzi in primario! Si calzi... Allora, il film inizia sulle note de Il Carrozzone ed effettivamente si vede una carrozza trainata a tutta forza che trasporta... Buzz Lightyear! Ma che molto di più, Renato Zero. Sì, ma come riesci a dormire così profondamente a bordo di una carrozza al galoppo? No, il vero problema è un altro. Come diavolo è conciato? Cos'è quell'abito? Si chiama risposta italiana alla corrente glam. No, si chiama incartamento di un uovo di Pasqua. Come ti pare? A condurre la carrozza c'è l'impresario, interpretato da... Carlo Monni. Ancora? Carlo, perché sei anche qui? Pordinero, no? Che spreco. Vabbè, sulla scena appare anche Guerrino Crivello, caratterista ricordato soprattutto per... Le orecchie! Stavo per dire ruoli secondari in pellicole quali Quattro mosche di velluto grigio e Fantozzi contro tutti, ma orecchie va anche bene. Ci credo, guarda che cavichi sporgenti. Crivello lancia la posta dei fans a zero e guardate che dolce risveglio. Terrificevole, sembra che vuole mangiarti il cuore. Chissà, magari è così. È il tramonto, Zero. Alzati e preparati a una notte di trionfo. Ma cosa sta... È un flashback. No, appare che il personaggio di Crivello sia muto, ma il protagonista è comunque in grado di sentirlo. Oppure crede di esserne capace. Sicuro che quella voce non esista solo nella sua testa? Non iniziare, per favore. Che ore sono? Che ore sono? Ho perduto la voce. Ed ecco Renato Zero attore. Vi stavate chiedendo perché non ha più recitato, immagino. Perché gli è venuta la tosse per sempre? Chiama Superio presto, fa qualcosa. Ha detto... Sì, Superio. Perché scomodare Freud in... Superio qui è il nome dello psicanalista privato del protagonista. Ho avuto il sentore inconscio che mi stavate cercando. Ha detto... Psicanalista? Quello? Vero, sembra te! È sporchioso, ignorante! Ma quello non è... Sì, Renzo Rinaldi, uno che ha interpretato milioni di ruoli solo per essere ricordato come quello della pubblicità della Bistefani. Ma chi sono io? Babbo Natale? Questo è muto di natura. Tu hai perso la voce, si fa un acquario. Altro che una tournée. Stai facendo un spirit house. Se era una battuta non l'ho capita. Me ne farò una ragione. È il solito fatto psicosomatico che frega la vita a voi polimorfi perversi. Ai!
No, quello non è un mio collega. Trattasi di un impostore, un ciarlatano, un cialtrone, un... uno psicanalitico come te, appunto. Ne ha fatto di V-Move quello schiaffetto, eh? Ai! Si vede che Renato ha i mattoni al posto delle mani, che ti devo dire. Buongiorno. Oh, pardon, buonanotte. Ed appare anche Nerina Montagnani, famosa come... parla di Nino Manfredi nei vecchi spot della Lavazza. Esatto. Siamo sicuri che è quello buono? È il tuo, è Lavazza. E se è mio, perché te lo vuoi bevere? Ma c'è qualcuno qui che non è famoso per le pubblicità? Beh, il protagonista. Oggi c'è l'udienza, fuori tutti! Ma basta con l'udienza! Perché il personaggio del Monny sa tanto di soggetto violento che picchia moglie e figli, anche di altre famiglie? Beh, per voce e stazza, ha quasi sempre interpretato i ruoli da burbero irascibile. Il problema è che qui non c'entra una mazza. Queste udienze ti riducono a un ecce homo. Sono un attentato alla tua incolumità fisica, lo capisci? Sicuramente, visto che quella mentale pare già compromessa. Un ecce homo? Cioè, uno che starnutizza sempre? No, con ecce homo sì. Sì, Paul, è uno col raffreddore, se no qui non andiamo avanti. O fuori loro, o fuori io, forza! Tu. Fuori io? Vado a chiamare. Ma di che diavolo sta parlando? Chi sono loro? Ma che ne so, e comunque non sento ridere. Ridere? E per cosa? Chaoni è una commedia musicale e questo era uno sketch. Ma che, davvero? Una commedia musicale per Wikipedia almeno. Cioè già IMDb non gli appioppa un genere. E ci credo. Zucchero. Ho paura. Ho paura! Zucchero? È il nome della vecchina. Ma vista l'età non era più meglio polvere? Ancora non mi è chiaro cosa sia questa udienza. Coraggio, forse c'è un accenno di spiegazione. L'udienza è un appuntamento prezioso che Zero concede soltanto a chi lo ama e a chi è riamato da lui. Ecco qui, è un incontro coi fans. Sì, ma udienza non è mica il Papa. Ma certo che no, è molto di più, è Zero alla fine degli anni 70. Nonostante la spiegazione, pare che a questo giro parteciperanno dei corazzieri. Niente domande, ne so meno di voi. Voi mi date il milino, io vi do il bacetto. Bacetto, milino, bacetto. Cosa diavolo sto guardando? Una vieja che vende Bezos. E spero nient'altro. Quindi per poter incontrare Zero si doveva pagare. Bravo Renato, bella pubblicità. Vabbè, i corazzieri si accomodano attorno al cantante, la vecchiarella chiude la stanza e... come dire... Allora mi raccomando. Niente di quanto avviene durante l'udienza deve trapelare. È tassativo. Suona de trappola o de situazione homoerotica. Penso sia giunto il momento di esprimere un concetto. Pur non essendo un sorcino, rispetto Zero come cantautore. E sono sicuro che il Renato nel film è un personaggio totalmente differente dal... Arriviamo dunque. Fossi uno di quei corazzieri, lo sbrindellerei con la spada al grido di chi ti credi di essere. Comprendo e approvo. Sempre vestito da... Reserse versione fiore, credo. Vabbè, Renny si trova su un palco a cantare La favola mia. Sorridi, tu piangi, tu canti con me. Forza torni bambino e una lacrima va. Inutile dire che il brano verrà proposto per intero per la gioia degli appassionati zeriani, ma noi vogliamo farci del male, quindi passiamo oltre. Se tu vedessi, Zucchero, c'è un pubblico incredibile. Tutto favoloso. Tranne il costume di scena che hai usato. Avevo gli incubi per un bel po'. Posso capire. A seguire un'altra canzone presentata integralmente, Io uguale io. Sincerità, prima mia virtù. Almeno ho cambiato outfit. Prima un fiore, ora una tenda, ma vestirsi normalmente no. Detto da te suona un po' strano. Ovvio, io non vesto normale. Io vestivo, sono post moda. La moda che non è ancora moda, ma lo diventerà. Auguri allora. Guarda, preferisco tornare al film. Renny legge qualche lettera inviatagli dai fan. Ti conosco come me stesso. Ti seguirò come un'ombra nell'ombra e ti ucciderò alle prime luci della ribalta. Se questo è il fan medio, forse dovrebbe cambiare mestiere. Piuttosto il punto è chi potrebbe voler morto Renato Zero. Cioè, ad esempio, a me non piace Vasco Rossi, ma mai mi sognerei di attentare alla sua vita. E per Renato Zero? Cioè, intendo quello nel film, non il vero. Ok, lo ammetto, per quello potrei fare un'eccezione. Cioè, mi è persino più antipatico di Gigi D'Alessio. Ma chi ha scritto una lettera? Che quesito è stupido. Perché un killer dovrebbe firmarla? Lo ha fatto. Firmato? Ciao, Ni.
Mica male come nome. Ha fatto un errorone. Sta calmo, uno pseudonimo. Sarà anche antipatico, pigro, Geronimo, quello che ti pare, però ha firmato. In cerca di risposte, il protagonista si rivolge al suo espertone di fiducia, Superio. Stai scherzando? Questo offre la casa. Ma che combina? Attacca delle figurine di calciatori all'album. E perché vernice dietro delle... Perché una volta non erano adesive, non è vernice, è colla. E io che ho detto? Le attacca con la vernice. Io ti pago per occuparti di me, e tu? Me ne manca una per completare l'album. No, no, Renny, tu lo paghi per occuparti di lui. Tu sei un polimorfo perverso, lo sai bene. Chi può volere la mia morte? Magari la gente che prendi a schiaffi. Renato, se stai guardando questo video, grazie. No, grazie, grazie davvero. Grazie per aver abbandonato la recitazione. Vediamo di far affiorare le esperienze più remote. Ma poi, perché questo si rivolge al suo strizzacervelli privato? Cioè, non dovrebbe portare la lettera alla polizia? La smetta di includere quel mentecatto nella mia categoria. Lo trovo alquanto offensivo. Però veste meglio di te. Tuffiamoci allora nel passato, quando venisti alla luce dei proiettori. A quando è nato? Ma ti pare? Sono più capelli che bambino. Portatelo da un esorcista. A quanto pare la chioma del bimbo confonde l'infermiera, indecisa se applicare il fiocco rosa a quello azzurro, e i genitori di Renny sono altrettanto dubbiosi. Da quando il sesso dei bambini si stabilisce dai capelli? Cioè, cos'è questa cialtronata? Ehi, una commedia! Really? Voglio morire! Zero si rivolge ai suoi genitori nel flashback. Ma cosa... Niente domande, così e basta. Ho ricevuto la vostra lettera. Grazie. Siete voi che volete ammazzarmi, Traumi familiari? Nah, solo pochezza di idee in fase di sceneggiatura. E senti che dialoghi. Figlio, figlio, ma che dici? Ma come puoi pensare una cosa così tremenda? Ma se ti abbiamo dato il sangue? Il sangue! Sono dell'Avis! Tu ero piccolo e mi mettevi fuori dalla finestra sotto la neve tutto nudo. Ma per farti uomo! Cosa? Non ho capito. Mi sembra tentato infanticidio. Messaggio per le neomamme. Se vi è nata una femminuccia e volevate un maschietto, seppellitela sotto la neve. Garantisce Renato Zero. Facci attenzione a quello che dice. Oggigiorno c'è chi prenderebbe il suo messaggio alla lettera. Tipo le mamme panciose. Coscienza a posto, il messaggio di questo film non mio. E tu? Che mi costringevi ad indossare quei body rosa. Per la tua sensibilità. Per la mia sensibilità, rosa. Rosa, sì. Beh, i genitori, da codice penale. Qualcosa non torna. Con i dati raccolti fino ad ora, Zero dovrebbe essere una specie di serial killer che scuoia le proprie vittime e addobba la casa con macabri trofei. Tipo Ed Gein? Sì, una specie. La verità è che non vi siete mai preoccupati di scegliere il mio sesso. Deve essere un demente! Certo, perché te lo devono scegliere loro, sai? Ma di che cavolo parla sto film? Piacente, non l'ho ancora capito. Vabbè, appresa l'innocenza dei genitori... Ma se sono degli irresponsabili criminali? Innocenti per quanto riguarda la faccenda della lettera. Dicevo, Renato torna alla vita reale e vuole esibirsi a tutti i costi nonostante il suo impresario sia contrariato. Qui bisogna prendere delle misure di sicurezza. Ci vogliono giubbetti antiproiettile, calzamaglie d'amianto... E mantelli metallici. Giubbetti antiproiettile è accettabile. Mantelli metallici pare uno strumento da fitness estremo. O da supereroi. Ma calzamaglie d'amianto? Davvero? Sono d'accordo. Chissà di che colore poi. Non è quello il problema. No, in queste condizioni lo spettacolo non si può fare. Questo lo decido io. Mannaggia la pupazza. E cabron, quella muchacha habla como ti. Credo che abolirò il mannaggia la pupazza dal mio vocabolario. D'ora in poi solo porca loca, porca trota e porca potenza. Potenza? E che diranno i suoi fans dalla Basilicata? Mannaggia la pupazza, cioè, volevo dire... Ok, andiamo avanti. Allora, vista la situazione, la vecchina è costretta ad annullare la nuova udienza di Renato. Otros esbirri? Caramba, soldados. Non proprio. Zero non è in grado di fare udienze oggi. Che? Non credo di aver... Queste si riuniscono per incontrare il loro idolo e si fanno trovare quasi completamente nude. Vabbè, ma che ne so io? Sarà stata la vecchina ad addobbarle così. Mi dai un millino e ti tieni un calzino? Sì, una cosa del genere. Ma alla sua età?
Perché? Che c'è di male? Benissimo, prenda quello sguardo. Ora lo appiccichi sul volto di un anziano al parco e... Oddio, è inquietante. Quella signora è un pericolo, è da internare. Impossibile non andare. Assolutamente impossibile. Oggi ci sono artisti che danno forfè per molto meno. E poi c'è Dave Grohl che si rompe una gamba sul palco e continua il concerto fino alla fine. Vabbè, il film ci regala un'altra canzone di Zero, innalzando notevolmente la qualità dell'intrattenimento, ma saltiamo per questioni di tempistiche e di copyright. Forse è meglio, sì. Aspetta un po'. Scene splatter? In un film del genere? La sigara fuma ancora, il proprietario deve essere vicino. Tranquilli, è di un manichino, credo. Con i miei complimenti. Scherzi con le mani, scherzi da villani. Curioso, nessuno che si impressioni innanzi all'evento. Io sospetto che il colpevole sia l'impresario. Un po' presto per tirare a indovinare. Allora, vestito come un negativo di Rino Gaetano, Zero torna sul palco per performare Fermati. Nelle piane troppo complici, nei sorrisi troppo ironici, nella troppa solitudine. Lo preferivo quando suonava il basso nei Manowar. Quello è De Maio, idiota. Ma se sono ugualerrimi. Ti l'assassino, insomma. Non ha troppi problemi. Viene e va quando vuole. Questa ne è la prova! Non solo, prova anche che il killer è uno psicotico, giacché ha preferito lasciare tracce del suo passaggio anziché agire silenziosamente su... Di che abli? La lettera, la mano... non erano affatto necessarie. Essere un killer è svoglioso, Doc. Sempre appostato in solitudine e ti inventi qualche sfida personale. Chiaro, sei psicotico anche tu, dunque. Non mi intrometto, ma continuate dopo. Allora, nel film si susseguono le solite gag ricorrenti. Il Monny che urla per essere azzettito, lo psicanalista che viene schiaffeggiato... E tanto basta per definire il film commedia musicale. Non farmici pensare, guarda. Secondo voi io dovrei rinunciare all'amore di tanti per l'odio di uno solo? Ok, questa è una bella linea di dialogo, cioè commercialissima, recitata la Steven Seagal, inserita in una trama imbarazzante, ma pur sempre bella. Alla Steven Seagal! Due gradini sotto al recitare coi piedi. Altra canzone, Zero canta Chi sei vestito da... Oddio, è un po' difficile da dirsi. Diciamo che se Tiva Molla praticasse wrestling, si vestirebbe così. Sì, credo anch'io. Sapete che vorrebbe vedere? Un live action con Tiva Molla contro Barba Papà. Altro che Marvel e DC. Oddio, e dove li trovi i due attori adatti? Ma presumo si parlerebbe di computer grafica al 100% e... Ma che? Jonathan e John Goodman e via di trasformazioni. Spero che nessun aspirante sceneggiatore stia prendendo appunti. L'esibizione finisce e il carrozzone prosegue verso le terre di Mordor. Voglio vedere come è fatto un orco sorcino. Io eviterei. Renly si addormenta e in sogno rivive un flashback a quando da bambino studiava Kung Fu dalle suore. Parla così spesso di professionalità, poi di tanto in tanto se ne esce con buffonate tipo... No, non sto scherzando. Sembra che una volta le scuole erano più meglio. Almeno impari qualcosa di utile. Il problema è che il piccolo Zero preferisce chiacchierare con un piccione invece di praticare le antiche arti Shaolin. Sono bello, vero? Il più bello che ci sia. E sono buono? Il più buono che ci sia. E sono anche dolce, vero? Ma basta veramente però! A parte il fatto che quella è una colomba e non un piccione, comincio a temere il peggio. In che senso, scusa? Sto tracciando il profilo psicologico del protagonista da un po'. Ah, e chi se ne frega? Sospetto che Zero sia l'autore della lettera e dello scherzo con la mano finta. Ma certo! Così nessuno può sospettare di lei, ma è geniale! Ma se manca un movente, anzi, manca completamente una logica. Una logica razionale convenzionale, forse. Ma lo sa, per un malato mentale certi percorsi sono... Senti, sei finito di cialtronare. E proseguirei. Zero. Ma dove ha preso quei trucchi? Se li sarà portati da casa. Ma se sua madre aveva la femminilità di Adriano Pappalardo? Allora saranno del padre. Non indaghiamo, potrebbe essere pericoloso scatenare le fantasie del Doc, che poi inizia a diagnosticare e non la finiamo più. Ehi, svolgo il mio lavoro. Dammi codesta mano.
Ma che oh! Ma dove siamo? All'oratorio di Don Corleone? Concordo, quella non è una suora, è un gangster. La voglio nel mio film di azione su Don Matteo. La natura ti ha condannato. Porti un marchio che nessuno potrà mai cancellare, neppure io. E che esagerata, per un po' di truccaggine in faccia, cioè vai di acqua e fine. Credo intenda qualcosa di più profondo. Dici che il bimbo si imbratta le mutande? Qui rischi di inquinare tutto il mio lavoro. Già, non vorrei che il dojo di Suor Picciotta diventi un centro di bellezza, vero? Comunque è un passato difficile, bisogna riconoscerlo. Il sogno finisce, Renny torna ai giorni nostri e di conseguenza... Non può essere che lei... E perché mai vorrebbe Zero morto? Beh, è fuori di testa. Magari per fanatismo religioso, supponendo di intervenire per volere divino. Cioè si imbriaga. Vabbè, regressione immediata voluta dallo psicocialtrone e rieccoci nella scuola d'arti marziali più cattolica di tutti i tempi. Adesso, bambini, andiamo a specchiarci nel pozzo. Ma se stavi torturando il protagonista per la sua vanità? Prevedo un multi-infanticidio a chi? Dici che li butta tutti a calci nel pozzo come quello di 300? Condivido i vostri sospetti. Ma piantatela! Che bello vederti. Morto ammazzato magari, eh? No, un attimo, che sta succedendo? Renny adulto sta parlando a suor malvagità. Non è possibile, perché non è invecchiata di un solo giorno? Ma è come che i genitori... Cioè, allora... Ecco come funziona il film. Zero rivive un flashback a un sospetto e nella sua testa interroga l'indiziato. Non mi esprimo, ha implicitamente detto tutto lei. Una volta odiavo i bambini. La felicità degli altri mi disturbava. E visto che il posto da Grinch era già stato preso, mi sono fatta suora. Ma chi è questa? Ti odiavo e ti amavo. Ti respingevo e avrei voluto averti. Insomma, gli sta chiedendo scusa affermando di aver imparato dai propri errori. E il bello è che Renny fa pure il comprensivo. Ti capisco. Chiedimi quello che vuoi. Ed io ti esaudirò. Senti, Zero, questa non è pietà. Questo è delirio di onnipotenza. Io dico che secondo me gli chiede dei nunchuck, dei nunchen, dei bastoni con la catena. Ma per favore, che desiderio scadente, improbabile. Dici, è pur sempre il desiderio di una suora che gira con un crocefisso a servamanico. Sì, fammi un'audizione, please. Sgualdrina, prima dolce passassina. La sua tattica e i suoi artigli conosci già. Ma che è sta cafolata? Beh, non è certo una sorpresa considerando l'instabilità mentale del soggetto, chiaramente. Hai rotto, non puoi dire sempre la stessa cosa con tutti. No, lascia stare, questa volta ha straragione, è pazza. Ha frainteso, la conversazione si sta svolgendo nella mente del protagonista, quindi... Quindi lasciamo perdere, nuova esibizione, nuova canzone. Questa volta vestito da banana, Renny performa il suo brano più famoso, Triangolo. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Disporre di un ampio guardaroba va bene, ma avere un po' di decenza nei gusti non guasterebbe. Ma se vesti sempre uguale? È post moda, cerco di impormi. E se vuoi un esempio migliore, toh, questa maglietta. Beh, se mi proponi un capo di qualità con il giusto carico di ironia, di certo non mi tiro indietro. E dov'è l'ironia? Te l'aveva già spiegato, tonto. È una fusione tra Jason di Venerdì 13 e i Jackson 5. E perché non è Jackson 13 allora? Ci rinuncio. Se non ricordo male, l'hai comprata su... Sì. Su pamplin.com. Pamplin che? Il solito sito che ti presenta ogni stramaledetta stroncatura, idiota patentato. Mai sentito prima, credo. Lo ammazzo. Me lo sento, prima o poi lo ammazzo. Pamplin.com è un sitarello per mezzo del quale è possibile acquistare vestiario nerd di qualità, quindi t-shirt, felpe, scarpe, calzini, cover per cellulari, accessori e tanto altro. Vendono anche i poster, vedo. Certo che sì. Ah, e c'è di più, se durante l'acquisto utilizzerete il codice T-Screen tutto in maiuscolo, avrete diritto al 15% di sconto. Quindi se spendo 20 euro mi viene... vediamo, diviso 6x6, sotto l'integrale integrato nella derivata dal latte senza gluten, 17 euro? Sì, risparmio qualcosina per il bar e praticamente offrirei io. Troverete il link al sito della Pamplin qui sotto in descrizione del video. E ora torniamo a Xiaomi. Dubbiamo proprio? Temo di sì, mi spiace. Quindi, finisce la canzone, Zero torna dietro le quinte e... Ah!
Non mi sfuggirai. Guarda che carino. Ma che diavolo? C'è qualcuno sano di mente in questo film? Che diamine, dovrebbero andare tutti dallo psicanalista? È quello lo psicanalista? Seriamente, che problemi ha? Beh, siamo davanti a un gerontofilo esibizionista con... Non quello là, lo sceneggiatore. Cioè, davvero voleva far vivere con questa trovata? Il bello è che Zero accoglie l'evento con indifferenza. Segno che fatti del genere nella cricca avvengono spesso. Perché dici che è bello? No, è un modo di dire. Vabbè. Renato ferma il maniaco e lo costringe ad esaminare una giarrettiera. Non sto scherzando. Questa appartiene al mio passato. E allora bisogna farlo riaffiorare questo passato. Prego, si accomodi, si accomodi. Non mi dica che... Sì, inizia una nuova seduta. E l'episodio vergognoso di poco fa? Come se non fosse mai accaduto. Quel superiore è un mostro, povera vecchina. Ho capito chi sei. E perché vuoi uccidermi? Una svolta finalmente. Speriamo, nuova regressione mnemonica. Voglio degli uomini, non degli sbidollati. Oggi io sono vostro padre, vostra madre, la vostra famiglia! Ah, la visita di Leva? In effetti, dovrebbero esserci stati dei casini anche lì, sì. E tenetelo bene in mente. Il mio motto è: o tutti eroi, o tutti ammazzati. È quello con le mutande rosse. Ma che cavolo stai dicendo? Lo stiamo giocando, trova l'intruso. Ammazza che omofobo, cioè arrivare persino a perdere i sensi. Oggi una scena del genere solleverebbe un polverone assurdo. Sì, ma oggi c'è pure la Poelkan. Io che di amici ne ho avuti tanti, mai un militare. Ma non credo proprio, la leva era obbligatoria per tutti, quindi... Tempo è fiscale, tu. Come ho fatto a non pensarci prima? È lui, il sergente, Chaoni. No, aspetta. Allora, hai iniziato dicendo... Ho capito chi sei. E perché vuoi uccidermi? Ora, hai tirato fuori sto sergente omofobo che hai incontrato durante i 3 giorni della visita di Leva. Ti avrà visto per una manciata di ore a dir tanto. Quindi, perché ti vorrebbe morto? Magari non ha niente di più meglio da fare. E quindi ammazziamo Renato Zero, così. Da cui è sparare a Zero. Nel mosaico prende forma. Ma sta zitto anche tu. Quindi ora si immagina di interrogarlo? Esatto, vedo che hai capito come funziona. Pappe molli! Avanti! Salti! Correte! Avanti! Li sta facendo marciare nel suo ufficio? Così pare. Ma perché non... Poche location, problemi di budget... Però possono permettersi Mordor! 2 dritti e 2 rovesci, oppure 2 dritti e 2 rovesci. 2 dritti e 2 rovesci era il punto riso. E questo cosa vorrebbe dire? A quella scema gli avevo detto di darmeli di seta, che il nylon mi dà allergia. Ah! Niente, la commedia musicale ci suggerisce, senza affermarlo apertamente, che il sergente di ferro ha uno spiccato lato femminile. Potrebbe essere omosessuale. Forza, ridete. E per cosa non c'è una battuta decente? Vero, persino quelle di Paul al confronto sono più divertenti. Ehi, io uno spirito seggio, sono sempre serissimissimo. Visto? Intanto l'impresario pare finalmente aver preso dei provvedimenti. Ho messo neanche tanti. 4 cordoni di polizia davanti al teatro. È il minimo indispensabile di sicurezza. Per fermare qualcuno che entra e esce comodamente dietro le quinte? Ottimo lavoro. Un investigatore no, eh? Mi hai levato la spalabra de bocca. Vabbè, altra canzone col titolo che pare a tema. Zero canta Nascondimi. Sarò una scheda perforata, resterò un numero, una data, mai più rimpianto, una missione. Perché è vestito come una cattiva della Disney? Cattiva? Ma sì, tipo Malefica, Grimilde... Boh, misteri del clan, presumo. E a proposito di misteri, solo a brano finito, Zero si accorge di essersi esibito in un teatro vuoto. Cieco oltre che pazzo, ma perché non c'è nessuno? 4 cordoni de sbirri davanti al teatro, ecco perché. Sì, in effetti è il genere di scenario che ti aspetti di fronte a una banca presa di assalto da dei rapinatori. Piacente gente, la causa pare essere un'altra. Dollaro, sei completamente svalutato. Se credi di risolvere i miei problemi in questo modo, ti sbagli di grosso, perché io ti caccio. Sta davvero accusando il suo impresario?
Ah, ovvero è svalvolato, di che mi sorprendo. Non dirmi che è veramente colpa del... No, no, io non dico nulla, vediamo che succede. Uno spreme tutta la sua intelligenza, e la sua tasca anche, per cercare di salvarti la vita. E questo sarebbe il ringraziamento, eh? Oddio, è colpa dell'impresario. Ma che c'è di strambo? Cioè, non capisco, così l'ucciditore non può uccidere. Sì, ma dimmi che senso ha se nessuno compra il biglietto. Insomma, guadagni zero, tanto vale annullare lo show. Guadagni zero? Ma io pensavo si chiamasse Renato. Per distrarsi, il protagonista decide di tenere un'udienza con un gruppo di tossici truccati con materiale di fortuna da una senzatetto afflitta da Parkinson. Finché si scherza, e si scherza. Ma questi e fanno schifo davvero, eh? Carlo Monni, voce del popolo. Venite. Qui sarete al sicuro. Al sicuro? Ma da chi? Ok, ok, forse comincio a capire. Oddio che flash. È un tantino complesso, visto che è praticamente tutto omesso. Illustri punto per punto, senza fretta. Dunque, Chauni è un film di ambientazione post-apocalittica. Fuori pare Mordor, le suore insegnano ai bambini l'autodifesa e l'addestramento militare avviene soltanto indoor, perché in strada è pericoloso. Sei serio? Però potrebbe anche essere, ora che ci penso. In questo scenario, Renato Zero è l'unico che eroicamente cerca di intrattenere quello che rimane del genere umano con una tournée senza fine. Oppure... Oppure? Oppure semplicemente un film del cavolo. Un rifiuto sarai. Sì, effettivamente pare vestito da sacchetto dell'immondizia. A me pare quello che faceva anche Bear in Starsky & Hutch. Finito il brano, un tizio raggiunge il protagonista per presentargli una serie di domande scomode ed impertinenti. Chi è più morboso, lei o l'opinione pubblica? Le dirò, io... Androgino, ermafrodito, bisessuale... Ma questo è un coglione! Quali di questi termini è più pertinente al suo caso? Ma... Lei ha dichiarato di credere in Dio, ma Dio crede in lei? Non... Ciò che colpisce... Insomma, c'è sta specie di Marzullo che lo tempesta di quesiti e non gli lascia spazio. È vero che deve il successo al suo visino acqua e sapone? Potrei rispondere... Zitto! Le domande le faccio io! E la ricerca di una persona sana di mente nella storia continua. Gira la voce che quando lei fa pipì, si mette seduto, che cosa ha da dire? Perché tu come la fai? Oh, uno dei quesiti più antichi dell'umanità, meglio seduti o in piedi? Beh, da seduti è più difficile farsela addosso nei pantaloni. E tu hai una risposta a questa domanda, immagino. Naturalmente, meglio seduti, previene i calcoli renali ed è più conveniente per chi soffre di problemi alla prostata. Che muciaccia, un vero ombre sta sull'attenti. Lei sa che data l'eccezionalità del suo caso, c'è un intero plotone di scienziati che vogliono approfondirla? E che li ha fatti entrare? Non erano in stato di emergenza per via di un assassino? Ma che ne so? Gli infermieri parlano, i dottori fanno bla bla bla. Una vecchia massima. Quindi una vecchissima? In mezzo ai blablatori c'è anche un tizio vestito di nero che... Franco Garofalo? Anche lui qui? Ma non era un fotografo? In Assassini al cimitero etrusco, qui invece uno scienziato. Non molto a posto a giudicare dall'aspetto, ma si vedrà. Quindi che succede adesso? Niente, Zero non risponde a nessuno, tutti zitti, quindi via un'altra canzone, Sogni di latta. Dimmi che ancora esisterò. E perché ora è vestito da panna montata? Vero! Mi raccomando, cosplayer privo di fantasia che vuole sorprendere tutti con un costume alternativo e semplice, prendi nota. Vabbè, passiamo oltre. Sono ancora vivo. Dunque il mio servizio d'ordine ha funzionato! Sembra quasi che se ne dispiacciano. Ma a che serve il muto con le orecchie spalancate? Vero, ci sono l'impresario, lo psicanalista, la domestica tuttofare. Qual è il compito di... Stare zitto. Ah, chiaro! Beh, è bravo! Prendi esempio. Credo di sapere chi vuole farmi la pelle. Figlio d'un cane, dimmi chi è che lo massacra! Sì, vabbè, sentiamo chi sarebbe stavolta. È lo scienziato nero. Oh, ma certo, e questo perché... Veste di nero? Cioè, ma che razza di accusa è? Il film non potrebbe scadere in un nonsense più... Zero si immagina mentre visita un tetro castello durante un temporale. Mi arrendo. Mannaggia la pupazza! Ed eccolo qui il padrone del maniero, lo scienziato nero. Perché è quello che fanno gli scienziati, no? Cioè, intendo vivere nei castelli mentre preparano pozioni sconosciute. Ma inventare un pettine no, eh? Sapevo che sarebbe venuto. Perché parla come uno scemo? Non ditemi che devo sopportare un dialogo con questo. Non mi sbagliavo allora.
Sei tu, Chaoni. Non capisco. Cioè, con questi due stramboidi, sembra Bracardi senza le pernacchie. Io non ti odio affatto, anzi, ti ammiro. È il più bello esemplare di androgino che io conosca. Androgino. Ah, cioè? Tipo Lele. Non sono androgino. Perché vuoi vedermi morto, allora? Morto? Qui c'è un grande equivoco. Promemoria, tutto questo si sta svolgendo nella testa di Zero. Ora, se non volete godervi la magistrale performance di Garofalo... Ma voglio vederla! Cavatemi gli occhi! Te la sei cercata. Lo scienziato convoca un nuovo personaggio. Casablanca! Dio! Cosa sarebbe quello? E perché esce dal camino? Belle domande, rigiratele allo sceneggiatore. Comunque, succedono cose strane. Lo scienziato sbrocca e afferra una spada. Hai capito? Perché ho bisogno di te! Scoprirò il tuo segreto! Non ti riuscirà! Sì, ma sanno recitare? Nonostante il... Perché vuoi vedermi morto, allora? Qui... c'è un grande equivoco. Comunque non ho ben capito cosa vuole lo scienziato dal protagonista. Idem, Randy neutralizza l'uomo di scienza e dopo una posa premonitrice riguardo ai suoi futuri successi ad Hogwarts vandalizza ogni cosa per tornare sul palco. Ancora? Ovviamente. Ok, ufficiale, il suo costumista lavora per la Disney. E la Disney è il male. Quello che vi pare. Come ormai di tradizione, chiedendo scusa ai fans del cantante, saltiamo anche questo brano. Dollaro! E se fosse lui? Perché no? È invidioso di me, guadagno più di lui. E senza di me lui non sarebbe nessuno. Ma se guadagna qualcosa proprio grazie a te? Insomma, non è un movente valido. Super io. Non è riuscito a spiegare la mia crisi d'identità e ha deciso di risolvere il problema cancellandomi dalla sua vita definitivamente. Ma se l'unico interesse di quell'imbecille pare essere la vecchina. Che tristezza. E mignolo. È abbastanza di ricevere lettere che non sono indirizzate a lui. Chi? Il muto? Se mi è concesso, potrebbe effettivamente trattarsi di lui, anche se per motivazioni più concrete, altro che posta. L'insospettabile Zucchero, così dolce e perfida se vuole. Bene, adesso stiamo esagerando. Il babbeo, scusa Renato, intendo quello nel film, non tu, si sveglia e ignora l'unico consiglio valido datogli dal suo impresario dall'inizio della storia. Zero. È l'ultima piazza. Se succede qualche cosa, sarà stasera. Sospendiamo lo spettacolo. Il ragionamento è perfetto, non fa una grinza. Ma immagino si esibisca lo stesso, dunque... perché? Perché il film deve mostrare uno Zero attaccato più ai fans che alla propria vita, ecco perché. Quindi ecco Renny che si prepara in camerino. Ok, e questo che significa? Significa che è suonato come una campana. Ego smisurato, ambiente da manicomio, infanzia infernale. Non gliene faccio una colpa, ma... Chaoni, sorpreso di vedermi? Sono io il tuo nemico. Un mostro che vive negli specchi e ti copia la faccia? No, temo ci aspetti qualcosa di più pseudofilosofico. Ho paura! E comunque vorrei farvi notare che ho sempre avuto ragione. Tu? Cioè io? No, io. La parte normale di te. Ok, Zero, vuoi vedere cosa significa sacrificarsi per i propri fans? Ora guarderò tutta questa scena fino alla fine da solo e illustrerò brevemente tutto sto spiegone ai miei followers. Non ci ho capito niente. Che mentecatto. Allora, sostanzialmente la parte normale di Zero è stanca e gelosa di quella stravagante perché è trascurata in favore del successo. Allora sei tu, il mio assassino. Sei un essere abietto e depravato. Ma non... cioè, non dovrebbe essere la parte normale a lanciare questa accusa. Possiamo guardare un altro film? Un po' tardi per chiederlo, non ti pare? Preparati. Un arco? Ma da dove... Della tua fine! No, non lo farai! Attenzione, state tutti indietro, quaglio! Non voglio nessun eroe qua oggi! Perché sarò io a cancellarti! E per sempre!
Quell'uomo è pericoloso, non dovrebbe girare liberamente. Però l'enfasi che ci ha messo in quel per sempre non ha eguali. E per sempre! Ren indossa una vestaglia scippata a Mago Thelma e si esibisce intonando baratto, questa volta davanti alle persone importanti della sua vita. Ovvero? Tuor Kung Fu che non invecchia mai, il sergente che avrà visto per poche ore che lavora a maglia. Che vita povera. Ovviamente l'esibizione è un successo e... Sono stufissimo, ma non era una commedia. Ah, vuoi una battuta per ridere? Eccola. E a chi dice che rompere uno specchio portaiella, io gli rompo il grugno. E quando arriva là? Era quella la battuta. Ah, che schifo. Così il cast saluta il vero pubblico, cioè noi, infrangendo la quarta parete. Ciaoni! Ciaoni! Mentre Zero sul palco accompagna i titoli di coda tagliando una torta gigante sulle note de La mia idea. La tua idea, la tua idea. Anche se considerato quello che abbiamo appena visto, forse ci starebbe meglio questo altro suo brano. Matti, siamo tutti matti, curiamoci, insultiamo da nevrosi, siamo affetti. Ora, che dire di Ciaoni? Che è insignificante? Che è stupido? Non esattamente. La recitazione di Zero è terribile. Purtroppo Renato parte svantaggiato, visto che pare conservare il tono e i modi di fare che lo contraddistinguono nella vita reale, troppo pacati e quasi surreali a mio giudizio. L'intero intreccio della trama è confuso, pretenzioso e fortemente stupido. Cioè, sospetti infondati, dialoghi immaginari presi per verità indiscusse e un finale beota facile da interpretare male. Alla fine Renato Zero ha ucciso la sua parte normale. Chi è? Come? Non è così? Eppure più o meno è quello che vediamo. La comicità è infantile, talvolta fuori luogo e a tratti orripilante. Una suora con un coltello a forma di crocifisso non fa ridere. Uno psicanalista esibizionista che molesta un'anziana non è divertente. E il problema, sempre se di problema possiamo parlare, è che non posso stroncarlo. Non posso stroncare Ciaoni. Porca paletta, troppi pazzi in un film solo. Non ha retto. No, a conti fatti, cosa abbiamo visto? Un enorme videoclip musicale dedicato a Renato Zero. Tutto ciò che non è musica qui fa mostruosamente pena, ma metà della pellicola è praticamente un concerto. Quindi che dovrei fare? Mettere un voto al film considerando che punteggio darei alla playlist? Beh, non ha senso. Se vi piace Renato Zero, recuperatelo senza porvi domande. Se invece siete appassionati di film trash, recuperatelo a priori, vi darà qualche soddisfazione. Anche a questo giro direi che abbiamo finito. Fagio? E por le donazioni mirate in descrizione. Grazie. Orbene può far baffo, alla prossima!